lo scoramento non possiamo permettercelo. Si riparte da qui, all'Idel Standard di Trichiana, all'assemblea con i lavoratori sulla volontà dell'azienda di vendere o chiudere lo stabilimento. Il tempo per trovare un acquirente non è del tutto definito, ma di sicuro non è molto. L'alternativa alla compravendita è la chiusura con perdita di lavoro per quasi 500 persone. L'azienda ieri ha semplicemente detto di cercare un accordo che parli di cessione anche a concorrenti. Come questa vicenda si concluderà naturalmente non lo sappiamo ancora. Abbiamo messo le basi perché questo possa avvenire. Il primo incontro è in Regione Veneto il 5 di novembre, il secondo già calendarizzato con il MISE. Dobbiamo avere la certezza che questo gruppo abbia la disponibilità di cedere lo stabilimento, marchio, e anche disponibilità a concedere volumi. Solo con questi presupposti poi si può ragionare di eventuali acquirenti, acquisitori, che possono essere fondi o anche imprenditori. Beh, sicuramente è riconvertibile per il settore ceramico, non necessariamente per sanitari, lavabi o quello che insomma si produce attualmente, però nell'ambito sanitario, e mi riferisco, non lo so, a piastrelle piuttosto che a mattonelle o cose del genere che hanno bisogno di forni, di ricottura, eccetera, sicuramente sì, è riconvertibile. I lavoratori, la maggior parte di loro che sono solidali con noi, nel senso che hanno capito che in questa fase dobbiamo davvero rimanere tutti uniti. I lavoratori sono anche in parte proprietari perché hanno messo parte del loro stipendio per 5 anni e con questi parte di stipendio hanno fatto degli investimenti che oggi rendono questo stabilimento uno stabilimento che ha anche un buon efficientamento. Proprio per questo noi abbiamo ritenuto che l'invito ai lavoratori di non guardarsi troppo attorno in questo periodo, ma di attendere questi mesi prima della chiusura definitiva per capire se ci può essere un'alternativa a Idea Standard.